Ciao a tutti amici Tano TV per voi. Allora, eccomi ancora qua, pronto per stare in vostra compagnia. Metti un like. Iscriviti al canale Tano TV. Attiva la campanella per vedere i nuovi video appena escono. Rieccoci qua amici miei. Allora, si sta avvicinando il Natale sempre di più e piano piano arriva anche il 25 dicembre. Ma noi qui nel mio studio lo sapete che farò vedere dei gossip. Come vedete, qui c'è tanto aria di festa, aria di Natale, aria di regali e aria di gossip. Sì, proprio così. Adesso cominceremo con il primo servizio di oggi, che parla dei nostri Zengavò, i fidanzatini più seguiti d'Italia. Sì, proprio loro, che ogni giorno ci fanno compagnia e ci fanno scoprire tante belle cose dal loro profilo Instagram. Ragazzi, buongiorno! Come avete visto è uscito il reel con la mia telecronaca fantastica insieme a Beppe Bergomi. Ho rubato il lavoro a Fabio Caressa per un attimo. 89esimo in corso, Pasinato, sponda meravigliosa di Altobelli e poi Bergomi! E c'è il 2 pari! Gol bellissimo di Beppe Bergomi! No, grande gol dello zio, bravo a coordinarsi e con il piede sinistro meno abile è riuscito a tenere questa palla bassa che è passata in mezzo a tante gambe dei difensori rossoneri e si infila all'angolino. Gol del 2-2 che permette all'Inter di passare il turno. Bella questa. Però volevo lasciarvi il link per andare su YouTube a vedere l'intervista completa, che secondo me è stata veramente bella, mi ha fatto un sacco piacere, quindi vi lascio il link su YouTube, intervista con lo zio. Infatti, vedete, questi personaggi, il nostro pupazzo di neve che sta così, diciamo, girando per lo studio. Andiamo avanti perché noi parliamo anche del Grande Fratello. Beatrice Luzzi è uscita dalla casa. È successo, il padre non è stato tanto bene e allora Beatrice ha preferito controllare di vicino, uscendo dalla casa, come stava. Però a noi dispiace, perché comunque Beatrice era una persona che a noi piaceva tanto, perché era un personaggio veramente molto molto esclusivo. Adesso vi faccio vedere quello che è successo proprio in questi giorni, guardiamo. Beatrice Luzzi è da poco uscita dalla casa del Grande Fratello a causa di un'emergenza. La sua permanenza fuori dal programma però sembra essere momentanea. L'attrice infatti è dovuta assentarsi dalle telecamere a causa di alcuni problemi di salute del padre. È andato tutto bene. Grazie per i numerosi messaggi di affetto che ci avete inviato. Beatrice è, come da regolamento, in albergo in quarantena in attesa che il Grande Fratello le comunichi quando rientrare.
Quindi si tratterebbe solo di far passare pochi giorni prima del rientro in casa della Luzzi. Siamo arrivati alla fine del video, amici miei. Io come sempre vi ringrazio di essere stati con me, vi ringrazio per il vostro supporto, mi raccomando lasciate il vostro like perché è molto importante, lasciate il vostro commento sotto il video, cosa fondamentale, e ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo molto presto da Tano TV.